Benvenuti ad Alice Club, il club della buona tavola. Vi siete segnati il nostro indirizzo email per scriverci le vostre ricette, per segnalarci i cuochi preferiti, i pasticceri, insomma, per venire a far parte qui del club di Alice, naturalmente. Allora, segnatevi l'email alice@alice.tv e naturalmente potreste venire, come ha fatto in questo caso Barbara Ciorba, benvenuta. Buongiorno. Qui in studio a cucinare insieme, perché questo è Alice Club, la condivisione di una passione. Certo. Grande passione per te, vero? Sì. Allora, Barbara, food blogger, sei proprio sulla piattaforma di Alice. Sì. Con una tappa in cucina. Una tappa in cucina. E poi con un altro sito insieme ad altre due mie amiche, sempre food blogger di Alice, Lucia e Daniela, abbiamo creato un sito, Badaloo. Ok. Un'alternativa. Se non trovate la ricetta che fa per voi, se la tappa in cucina, potete vedere anche il Badaloo. Esatto. Ricette di che tipo tu posti di solito? Ma abbastanza semplici. Diciamo che preferisco i dolci. Ecco. Però non... Diciamo, faccio anche carne, pasta, pesce, quello che capita, insomma, però i dolci... Sono la tua grande passione. Sì, sono una grande passione. Però qui oggi Barbara ci racconta una ricetta, ci condivide con noi, con Alice Club, una ricetta che invece è salata. Sì. Però è sfiziosa. È sfiziosa, è veloce, non è la mia, l'ho letta su una rivista, l'ho un po' cambiata perché io... L'hai personalizzata? Sì, sempre. Mai lasciare una cosa, una ricetta non personalizzata. Sempre, il mio zampino ci deve essere sempre, quindi era molto veloce, molto saporita, quindi mi piace farvela conoscere. Ok, insomma. Allora stiamo parlando di... Delle patate o novelle o patate normali piccoline, okay, rivestite con la fontina e lo speck. Benissimo, allora vi do subito gli ingredienti, prendete nota se volete prepararla anche voi. Patate rivestite con speck e fontina, 800, queste naturalmente sono le dosi per 4 porzioni. Sì. 800 g di patate novelle sbollentate e fredde, 150 g di speck, 150 g di fontina a fette, foglioline di timo, aghetti di rosmarino, foglie di salvia, una cipolla grande dolce, un cucchiaino di miele o zucchero, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e un cucchiaino di sale grosso. Pronti? Pronti. Come si fanno? Allora, innanzitutto bisognerebbe poi prima sbollentare le patate, quindi pelate, non pelate, ognuno poi fa quello che meglio crede, insomma. E io ho trovato più facile pulirle, pelarle e sbollentarle in acqua bollente proprio salata, sì. 8 minuti così. Le scolo di quelle piccoline, esatto, le scolo e le lascio freddare, dopodiché le ricopro con una fetta di fontina ed una fetta di speck. Allora facci vedere, ok, vai, poi dopo. Allora prendiamo piccoline, sì, le avvolgiamo con ovviamente è chiaro che sono proprio diventano dei fagottini, dei fagottini, esatto, e poi le copriamo di nuovo con lo speck, questo magari è piccolino. Sì, devi mettere forse un'altra fetta. Sì. Vai. Ecco qua. Ok, è piccolino lo speck, sì. Un'altra fetta ancora? Sì, sì. Tanto più... Tanto più ce le mettiamo, sì, più ci piace. Sì, assolutamente, assolutamente. Okay. Ecco qua, è un'altra di qua, perfetto. Ok, queste sono, diciamo, le patate pronte. Tanto poi lo speck comunque deve essere... Sì, si fonde. E lo speck, la fontina si fonde. Mentre lo speck si diventa croccante, buonissimo. Bello il contrasto. Che cosa sta per scrivere secondo te, Alfonso? E quando mi parte col pennarello che non scrive sulla lavagnetta e quindi non si legge, insiste. Allora. Ah, la posterai sul blog? Certo. Beh, però Alice Club deve avere, come dire, un'esclusiva per la prima messa in onda. Ma certo che sì, certo che sì. Allora, vai qua. Aspetta, che questo è l'aggeggio infernale. Sì, io poi ogni volta. Ecco, te la metto un po' alto così si. Perfetto. Quindi si metto velocemente veramente un goccino d'olio. Olio extravergine d'oliva. Sempre. Goccino poco poco. E praticamente metto a rosolare la cipolla. Vai. Aspetta che sposto qui le patate così vediamo che lavori.
Quindi comunque c'è una nota di dolcezza che tu crei con questa cipolla. Certo, perché comunque ci metto o lo zucchero o il miele. Io preferisco il miele. Ok. Senti, invece com'è nata la passione per il blog? Cioè, come ti è venuto in mente di avere un blog? Io... Perché sono stata coinvolta. Lei non lo voleva fare, però poi dopo l'hanno costretta. Perché sapevo che comunque c'era bisogno di tempo per starci appresso, eccetera, eccetera. Quindi mi hanno convinto, dai, forza, tu sei bravina, apri un blog, fai conoscere le tue ricette, e poi comunque era un modo per poter lasciare comunque una traccia di quello che io facevo, perché poi magari le scrivevo. Tu hai sempre cucinato? Beh, diciamo che sono nata tra i fornelli, perché mia nonna, io sono cucinata con la nonna che cucinava, con mia mamma che faceva tutto in casa, per cui io guardavo loro, invece di giocare guardavo loro che cucinavano, quindi comunque la passione è nata, sì sì. Però... E poi l'hai trasformata in... l'hai raccontata anche agli altri. L'ho raccontata agli altri, certo. Ma è un blog che in qualche modo, secondo me, è appunto questo senso di condivisione molto forte. Sì. Che poi la cucina è questo, cioè è comunque condividere, cioè scoprire i segreti degli altri, sapere come si fa una cosa o l'altra. Certo. Di solito si alza il telefono, no? Cioè, come si fa? Mamma, come facevi? Però è bello comunque vedere, scoprire le ricette... Le ricette. Vuoi abbassare? Sì. Le ricette degli altri, magari questa mi piace, però io la vedrei più in questo modo piuttosto che un altro, quindi comunque ci metti qualcosa di tuo, la personalizzi, certo, no? Certo. Come questa per esempio, che era comunque diversa, ho detto no, vabbè, gli voglio dare il mio tocco e quindi... Il tuo tocco immagino sia il tocco dolce. Sì, perché a me piace, perché a me piace comunque mettere il dolce sul salato, mischio. Io ci faccio anche i dolci col salato, quindi... Beh sì, ma d'altronde è una questione di contrasti, nel senso che il salato ti evidenzia naturalmente l'aspetto più dolce. Certo. Allora, dimmi. Metto a cuocere la cipolla, mm-hmm. Sì. E appena si è dorata, sì, un pochettino così, ci aggiungo il miele, in modo tale così caramella bene. Va bene. E questo praticamente mi dà... Mi hanno suggerito una domanda molto carina, devo dire. Ti ricordi la prima ricetta che hai postato sul tuo blog? Sì, era una ricetta praticamente della nonna. È una ciambella di riso ricoperta con il prosciutto, e questo riso era condito con dei cubetti di Emmental e piselli. Quindi è una ciambella proprio... Bella, sì. Molto bella, buona. A quest'ora, una fame. Non lo sapete, perché noi soffriamo. Cioè, questo programma in realtà è una sofferenza, perché sì, ci sono questi odorini, tutti che parlano di cibo, nessuno che può assaggiare, le cose spariscono in un attimo, dietro le quinte finiscono i piatti a velocità della luce. Allora, aggiungo il miele. Sì. Hai scelto un miele in particolare? Aspetta, ti do un cucchiaio. È uguale, quello che uno ha in casa. Io non sono molto... sofisticata su questo. Io dico sempre quello che uno ha in casa, insomma. Un buon millefiori, ma una, sì, casa, una casa, anche il castagno è buono. Castagno, che ha comunque quella nota un po' più amarognola in fondo. Sì. A proposito di contrasti, ma anche a me piace moltissimo usare il miele per i piatti salati. Sì, sulla carne a me piace tantissimo. Sì, anche sul pesce sta benissimo. Ecco, il pesce lo cucino un pochino di meno, non è che... Ma perché non ti piace o perché... Non mi piace. Ah, non ti piace mangiarlo, d'altronde, a volte succede che si cucina ciò che piace di più. Però bisogna fare anche quello, quindi mi adatto. Però devo essere sincera, a parte il salmone e il pesce spada, che sono un pesce abbastanza facile da lavorare, via. Senti, quanto tempo passi in cucina? Sabato, domenica, quasi tutto il giorno. Tutto il giorno? Eh sì, perché poi devo fare le ricette, mi preparo il pranzo comunque, i pasti per la settimana, perché io lavoro, quindi ti preparo porti tutto. Via, se tu sei una da schiscetta, come dicono a Milano. Sì, sono una da schiscetta. Con l'invidia delle colleghe, lei arriva con la sua schiscetta, sì, meravigliosa, sì, sì, con la ricettina quella giusta. E con le colleghe che dicono, a me no, no! Leggi il blog! Certo. Allora, quando la cipolla è così bella, sì, dorata e caramellata, inizio a mettere le patate. Rivestite. Sì. Ecco qui. Giusto, mettiamo un po' di odore. Mm-hmm.
puoi avvicinarteli, sì. Aspetta, io mi sono infilzato un polso, però non ho capito, questi erano per farsi male? Ah, dopo. Dopo. Sì. Perché ho fatto così, che? Perché volendo queste patate le si possono mettere tranquillamente o dentro una ciotolina, oppure io spezzetto tutto a mano perché a me piace. Aspetta, prima dell'urlo, perché stavo cercando di dirci di spostare la paletta. La paletta, la paletta. Okay. Questo programma è molto carino, è molto divertente per me, perché è veramente un happening, è veramente un club, gente che va, gente che viene, ognuno dice la sua, ti fanno strani segni. Chi mangia, chi beve. Chi mangia, chi beve, chi chiacchiera, chi si saluta. Come stai? Cioè, Alice si incontra ad Alice Club praticamente. Ci sono momenti in cui siamo tantissimi in questo studio, soprattutto quando finiscono le ricette o quando c'è qualche prodotto che si può assaggiare. Guarda caso appaiono, ops, vedi come si fonde? Sì, perché era bella spessa. È golosa, molto golosa. Allora, se alziamo un attimo. Vuoi alzare? Vai in là? Ancora? Ancora? Okay. Se vuoi puoi alzare ancora un po'. No, sennò altrimenti poi si... Senti, ma sbollentate, penso che le patate, cioè in realtà sono cotte, no? Sono già cotte, okay. Diciamo che... Essendo piccole bastano pochi minuti, certo, quindi 8-10 certo. minuti massimo. Poi ripeto, c'è chi le sbollenta in acqua fredda, in acqua calda, con la boccia, mm-hmm. senza boccia. Io per far prima le ho fatte così comunque. Certo, ognuno poi. Certo. Pronto. Pronto? Già pronto? Sì, detto che era veloce. Che profumi. Te lo spengo? Sì, grazie. Okay. Allora, vuoi un cucchiaio, qualcosa per aiutarti a impiattare? Allora, mettiamo un attimo, appoggiamo qui. Ce la fai così? Questi ci serviranno per la decorazione, immagino. Sì. Ecco, questi ci servono. Beh, queste diciamo che sono un po' grandicelle da mettere sullo spiedino, va? Però, ecco qui. Tu lo volevi mettere... Sì, la patata novella è più piccolina. Sì, sì, va bene, comunque è bello uguale. Diciamo secondo che lo... è anche buono uguale. Ecco. No? Sì, assolutamente. Anzi, bocconcioni. Ecco qua. Che carino. Mettiamo qualche aghetto nuovo. Posto. Bello, vieni. Ecco qua. Eccolo qua, mettiamolo sul piano. Allora, vi do di nuovo gli ingredienti per preparare queste patate rivestite di speck e fontina. 800 g di patate novelle sbollentate e fredde, 150 g di speck, 150 g di fontina a fette, foglio di timo, aghetti di rosmarino, foglie di salvia, una cipolla grande dolce, un cucchiaino di miele o zucchero, due cucchiai di olio extravergine d'oliva e un cucchiaino di sale grosso. Devo mettere gli occhiali. No, volevo dare alla fine il consiglio della nonna. Scusa, adesso invece voglio salutare Barbara. Voglio ringraziarla per essere stata qua con noi ad Alice Club. Sono felice che tu faccia parte di Alice Club. Grazie. Di questo club della buona tavola. Ti leggeremo e soprattutto facci sapere quando posti certo, la nostra ricetta. Benissimo, perfetto. Va bene, ci devi taggare, ormai noi siamo su tutti i social, quindi siamo pronti a partecipare ovunque. Benissimo. Grazie ancora. Grazie a te. Ci vediamo tra pochissimo, dopo la pubblicità, e parleremo di un prodotto davvero molto interessante. A dopo. Ciao. Ciao mamma, oggi ho un fastidioso prurito, intimo. A volte succede anche a me. Io uso Vagisil Crema perché calma in fretta prurito e irritazione. Hai ragione mamma, mi è passato. Vagisil Crema, un rapido, intimo sollievo. La pasticceria è come l'amore e ha bisogno di tempo. Occhio a non fare ad occhio le preparazioni. Well, you only need the light when it's burning low. In pasticceria si lavora bene da soli. E invece no.